E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi, visto che è Natale, ho cambiato postazione. Potrebbe arrivare qualche video con la postazione vecchia perché li ho fatti in precedenza, però da oggi in poi farò così. E sono senza occhiali perché devo ancora trovare un modo per non far scavare la ring light dentro le mie lenti e per quindi diventare un minion ogni volta che faccio un video. Comunque, quest'oggi parliamo di un film di Natale, visto che siamo in tema, di cui non vorrei assolutamente parlare, però siccome è l'unica cosa che mi è venuta in mente e che ho visto ultimamente, ne parlerò. Ma Candy Lane, Crane, Pain, No Gain, Pimpe, vabbè, insomma, l'ultimo film di Natale fatto dal nostro amichetto Eddie Murphy. Allora, partiamo già con la trama. La trama è che lui è un padre di famiglia, c'è una gara a chi fa gli addobbi più belli nel suo, non so come chiamarlo, nella sua contea, cittadina, quartiere, perché penso sia quartiere più che altro, di cui a lui comunque non è che fotta chissà quanto per ora, però poi perde il lavoro e si viene a scoprire che il vincitore quest'anno del giardino più bello, quindi decorato meglio di Natale, vincerà 100.000 dollari. Quindi lui dice, cazzo, ho perso il lavoro, almeno mi prendo un po' di soldini, provo a vincerlo. Solo che tutti comprano tutto, tutto quello che può servire per poter decorare casa, dai negozi circostanti fino a un bel po' di distanza, ecco. E quindi lui trova sta caccoletta, sto negozietto che stava sotto a un ponte e naturalmente decide di fermarsi lì solo soletto così. Ci entra e compra delle cose, firma un contratto dicendo che è solo una ricevuta, naturalmente, da questa tizia stramba che gli vende insomma queste cose di Natale. Sicuramente sono le più belle mai viste, quindi lui comunque si vede che è il prossimo vincitore di questo concorso grazie a queste cose qui, e naturalmente poi si viene a scoprire che ha firmato un contratto con un'elfa di Natale, di Babbo Natale, che è scappata perché si è rotta il cazzo di lavorare con Babbo Natale e quindi si diverte tipo a trasformare la gente in pupazzetti del presepe. Vabbè. E praticamente lui ha firmato nel contratto, che ovviamente non ha letto, che c'ha una sfida, se non la riesce a finire, insomma, a completare entro il 25 dicembre, lui diventerà un pupazzetto come molti altri che poi ci parla pure, gli dicono appunto di stare attento, e li cerca anche di liberare, perché comunque se vince lui, anche gli altri tornano ad essere umani. E niente, tutto qua, la sfida è di trovare questi anelli d'oro e tutto il resto. Che cazzo di spoiler vi posso fare su un film di Natale, dai. Dopo cazzi e mazzi più o meno ci riesce e niente, tutto qui. La trama è caruccia, ok? Se non fosse che poi ci arriviamo. Come trama, dai, posso dare anche un 7. Personaggi. Allora, davvero vi giuro, ragazzi, vi giuro, io penso di aver visto un cinepanettone nero, perché è proprio cultura nera, però quel nero non giovanile, proprio l'idea, penso che forse magari Eddie Murphy sarà così nella sua vita privata, non lo so, proprio l'idea del padre di famiglia nero boomer che fa battute
che non fanno ridere. Cioè, veramente, io ve lo dico, sarò una delle poche persone che ancora non è riuscita a vedere, e forse sono ancora salvo, Ragazzi sì, Una poltrona per due. Io non l'ho mai visto, mi sono sempre sbattuto il cazzo perché a me fotteva solo del Grinch e sto benissimo così, quindi non me ne so mai sinceramente fottuto il cazzo di andare a vedere Una poltrona per due, e sinceramente a me Eddie Murphy non è che faccia impazzire. Su alcune cose sì, fa ridere, vabbè, però ok, andiamo avanti. I personaggi quindi, ragazzi, sono veramente una cosa incredibile, a parte le musiche. Allora, è un misto tra un trap natalizio, che non ho ben capito, che molte volte, secondo me, non c'entra un cazzo e rovina molto l'atmosfera. Poi, i personaggi sono lui che, vabbè, è Eddie Murphy, cioè nel senso ormai Eddie Murphy non è un attore, perché non è che recita un personaggio. Lui recita se stesso e si cambia nome. Fine. Non prendiamoci per il culo. La moglie, classica donna nera X. Oh, io te corco de botte, così. Il figlio è uno che vorrebbe fare musica, però non lo accettano in famiglia perché deve studiare matematica. La figlia è una ipersportiva che invece è tipo la cocca e gli rompono le palle perché gli indirizzano la vita e lei non vuole. Poi c'è una figlia più piccola che, niente, aiuta il padre, fa cose, ma niente di che. E poi, ragazzi, l'elfa. L'elfa è... Non so come descrivervela. Cioè, tipo la cosa più strana che io abbia mai visto. Però non strana che fa ride, perché, cioè, non... rimani così un po' in... Ok. Come regalo di Natale questo film, sinceramente, è un po' la merda. Poi voglio fare una piccola parentesi. No, voi non avete visto le mie mani, però io ho fatto le parentesi con le mani perché ho cambiato inquadratura e non mi si vedono le mani, me lo scordo. Comunque, il Babbo Natale nero. E ci stanno tutti questi qui in cui fanno tipo: oh no, io lo sapevo che Babbo era nero, bello zio. Tutti così. E a me, raga, fa veramente ammazzare questa cosa, mi ha fatto troppo ridere. Perché è estremamente cringe, e certe volte anche in un certo senso, non dico razzista, però cazzo, se vuoi fare un film inclusivo dovresti abbattere gli stereotipi, secondo me. Non che fai io bella bello, no, io non posso dire la N-word, insomma, però loro ci si chiamano così, capito? Cioè, molto strano, sinceramente. E niente, tutto qui. Personaggi, io sinceramente direi un bel 5 e non darò di più. Obiettivo secondo me è fare un film per il papà nero di 50 anni che vuole trovare i motivi per, non lo so, giustiziare i figli in pubblica piazza, farsi due risate in stile cinepanettone, però americano nero, e poi, boh, cioè nel senso, però lasciare quel piccolo di magia del Natale, dai che capiamo che anche i figli devono prendere il loro posto nel mondo e quindi non gli scorreggiamo più in faccia, e niente, sinceramente darò un 5 anche qui, che comunque è vero che l'obiettivo è azzeccato, però come obiettivo principale magari era fare un film di Natale un po' per tutti, sicuramente, anche se non l'ho visto, penso che Una poltrona per due ci sia riuscito meglio. Quindi, che dire, voto finale, io direi un 5, niente di che, sinceramente. Guardatevi un classico se proprio dovete guardare qualcosa, perché di nuovo non porta proprio una sega, se non siete ovviamente un cinquantenne nero americano, allora lì vi divertirete da matti. Buona fortuna. Ci vediamo al prossimo video.
che sarà il doppiaggio di codesta cagata.